Pierluigi Chicchini, cavaliere di Sant'Emidio, innanzitutto le tue condizioni di salute. In ripresa, in grossa ripresa, già sono qualche giorno che i dolori sono diminuiti parecchio, diciamo che ce ne sono stati tanti, il dolore è stato tanto, dopo l'operazione soprattutto. E l'operazione pare sia andata bene, l'altro ieri ho tolto tutte le grappe e i punti che avevo sulla spalla, un bel taglio, sarà una 15 cm. E il 4 maggio tolgo quella placca che tiene la testa dell'omero con la clavicola che serve per far risaldare i legamenti. E, diciamo che sento che sta riprendendo, già ho iniziato a fare palestra per le gambe, se non posso andare a correre perché comunque ci sarebbe una sollecitazione, e ho iniziato a fare palestra con le gambe, può essere pronto già quando potrò rimontare a cavallo. Ecco, quando è che potrai... Io spero la placca la tolgo il 4, penso il 10 di agosto io sto a cavallo, devo correre la Quintana di Foligno, ma non devo correre perché per un atleta che fa competizione fermare una stagione con una caduta e ripartire il prossimo anno sarebbe per la testa deleterio. Voglio tornare a correre, voglio correre, voglio dire la mia, e quindi a settembre devo correre e metterci tutto per tutto. Il mese d'agosto sarà un mese durissimo. Quindi un mese di lavoro per agosto. Un mese di lavoro intenso, un mese dove dovrò dare tutto me stesso. Ecco, in questo periodo se ne sono sentite tante, no? Sul tuo incidente, sulla tua caduta. Diciamo, qual è la versione ufficiale di Pierluigi? La versione ufficiale per Luigi è che il cavallo è scivolato e siamo caduti, io di conseguenza ho battuto la spalla, il cavallo per fortuna ha cercato di riprendersi per due volte, quindi ha rallentato l'impatto con il suolo, se no sarebbe stato magari un danno maggiore anche magari con il collo. Non ci sono queste cose, succede, penso che c'è chi sta molto peggio di me, a me non è successo niente confronto a quello che poi sia successo a Massimo, no? Quindi io sto male per lui, figurati. Sono parole che ti fanno onore e diciamo per i quintanari ascolani di Sant'Emidio e quelli del tuo rione a Foligno sono parole importanti perché a settembre ti vedranno alla giostra. Sì. Dovranno competere e vorrò dare tutto per tutto, per il Rione Croce Bianca, per poter dire la mia e per far capire che a tutti quanti, ascolani e foligliati, che i cavalieri sono i primi appassionati della Quintana, quelli che hanno compromesso già la loro vita, la famiglia e tutto per questa cosa qua, quindi la critica al cavaliere magari per certe cose spesso è un po' infondata, perché il cavaliere è il primo vero appassionato della Quintana. Quintana di agosto di Ascoli, come vedi il tuo Tommaso Finestra? Ha fatto una grande giostra a luglio. Una grandissima giostra, ma avevamo scelto questo ragazzo perché già sapevamo che ci avrebbe avuto delle qualità per poter essere già da subito, non un partecipante. Diciamo. Secondo me con una cavalla magari in questo periodo più allenata, che la cavalla prima era presa un po' così, una cavalla più allenata, dove magari lui ha creato un po' più feeling, lui potrà dire la sua bene. E io me lo auguro. Quindi diciamo come un favorito sempre Innocenzi, ma attenzione agli outsider. Un outsider importante.